grazie di cuore. Allora vi prometto che questo sarà l'ultimo comizio, l'ultimo. Non ne facciamo più. Per la campagna elettorale delle amministrative 2012. L'ultimo comizio, poi non ne faremo altri, almeno per un po'. Allora, prima di iniziare, o meglio, nell'iniziare questo quest'ultimo appuntamento, oltre a ringraziarvi per averci seguito in queste giornate caldissime che ci hanno visto impegnati in tutte le parti della città, nei quartieri, letteralmente a sudare per il caldo, ci siamo trovati la mattina, il pomeriggio e la sera, e quindi vi ringrazio tutti per questo sostegno. E volevo iniziare quest'ultimo appuntamento leggendovi un sms, se me lo consentite. Allora, questo sms è arrivato da un personaggio che conta molto in città, ve lo leggo. Se vince Lubrano, tutti senza lavoro, aumenterà la disoccupazione, i giovani dovranno scappare dal ghetto, gli adulti non avranno modo di campare, le famiglie, gli anziani moriranno dal dolore, i turisti non verranno più ad Alghero, gli artigiani non potranno pagare i mutui, i commercianti chiuderanno le serrande perché senza clienti, Alghero morirà, non votare Lubrano. Abbiamo comprato un pacco di fazzoletti per questo signore, per l'11, per il prossimo lunedì. Allora, chi ha mandato questo messaggio è un signore, dicevo, che conta molto ad Alghero e che è stato molto presente nel corso della campagna elettorale a favore e a sostegno del centrodestra, anche se loro amano farsi chiamare in un'altra maniera. Adesso non mi ricordo più le sigle perché ne ho cambiate diverse, comunque il centrodestra per capirci. Ecco, questa persona ha influito molto in questa campagna elettorale, tra l'altro devo ricordare che spesso e volentieri la TV di cui lui è proprietario manda bollettini giornalieri, l'ultimo è uscito sul PD che pareva appunto non sostenermi, insomma un po' come il bollettino meteo, un bernacca dei giorni nostri. Devo dire che il modo di fare questa campagna elettorale ci fa capire l'esigenza di queste persone, di questa persona, di questo gruppo economico di voler influenzare, di voler in qualche maniera condizionare la nostra città. Hanno condizionato la nostra città in passato e faccio un esempio molto banale, Piazza dei Mercati. Prima c'era una palestra, c'era uno spazio che tutti potevano usare. Adesso è diventata una sede elettorale, prima di una lista che è defunta, poi di un'idea di lista che non è nemmeno nata e poi infine del candidato a sindaco del centrodestra. E vogliono continuarla a condizionare, pesantemente. Io faccio due nomi, Maria Pia. Vogliono condizionare questo nome, Maria Pia. Abbiamo visto con sorpresa, abbiamo letto, sgomenti, che cosa è venuto fuori. È venuto fuori che loro vogliono vendere una parte di Alghero, che appartiene ad Alghero, senza aver discusso con i cittadini di Alghero. Volevano proporre un progetto senza averne l'autorizzazione da parte degli algheresi. Noi non siamo contrari al lavoro, non siamo contrari alle imprese, non siamo contrari agli investimenti, siamo contrari all'appropriazione di cose che non appartengono a due o tre persone, ma che appartengono a tutta la comunità. E abbiamo visto da quei progetti che cosa viene fuori, un parco privato di 24 ettari, quindi negato alla città, 2 chilometri di spiaggia che si portano via, la nostra spiaggia di Maria Pia si portano via. Mentre noi proprio su Maria Pia abbiamo fatto proposte concrete che guardano appunto alla nuova ricettività, ma nel rispetto degli spazi e soprattutto nell'esigenza dei turismi che noi vogliamo attrarre. E soprattutto abbiamo parlato di un parco urbano, quindi fruibile da tutti gli algheresi, con dei servizi in modo tale da dare lavoro, in modo tale da coinvolgere e fare in modo che anche le piccole imprese possano insediarsi in questo spazio che per noi è vitale ormai. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo visto
che questa città è stata pesantemente influenzata da una campagna elettorale, è stata pesantemente influenzata da un modo di ragionare che serviva a far riportare, a far ritornare dentro le sale del Consiglio Comunale e in giunta le stesse persone, esattamente le stesse persone. E abbiamo visto che sono quelle persone che hanno mandato via i nostri giovani, che li hanno fatti andare a Putifigari, ad Olmedo, che hanno creato un sacco di problemi alle nostre case, alla nostra capacità di vivere, alla nostra città, le nostre strade hanno reso invivibile, costantemente vivibile, la nostra Alghero. E l'unica cosa che c'era rimasta, il mare, anche quello sono riusciti a rovinare. Ci hanno regalato questa maledetta marea gialla. E dopo aver rovinato l'immagine di Alghero, dopo aver rovinato e creato problemi alle imprese del turismo, adesso in questi giorni stanno decidendo di voler rovinare anche l'agricoltura, anche gli agricoltori, lasciandogli, se permettete, lasciandogli letteralmente della cacca. Non è giusto, non è pensabile che in questo modo si possano idealmente risolvere dei problemi, scaricando sugli altri dei propri errori, scaricando sugli altri dei propri sbagli, anziché assumersene responsabilità. Parliamo dei programmi. In realtà noi i programmi li abbiamo resi ben chiari, abbiamo fatto tanti appuntamenti anche pubblici, ricordiamo le idee in azione che ci hanno visto impegnati per tanti lunedì. Ma prima di affrontare questo aspetto io vorrei sottolineare un aspetto che è stato parte fondante, anzi unica, assoluta della campagna elettorale di questi altri, il cosiddetto conflitto di interesse. Loro avevano in testa solo ed esclusivamente il conflitto di interesse, solo ed esclusivamente il piano urbanistico comunale. Per loro governare una città significa governare e mettere mani sul piano urbanistico comunale. Non sono stati capaci di fare altro e di dire altro. Solo il PUC a loro interessa. E siccome non hanno niente da dire, allora io faccio una domanda e voglio vedere se finalmente questi rispondono. Io voglio capire di chi è la proprietà di ettari ed ettari dietro la chiesa di Sant'Anna, per cui è stata chiesta una modifica come emendamento al PUC da parte dei riformatori nell'aprile del 2011. Per fare costruzioni, residenze su una C3, quindi su una espansione, quindi su un volume di almeno 400.000 metri cubi. Voglio sapere a quale famiglia appartiene questo terreno, questi terreni dietro la chiesa di Sant'Anna, e voglio sapere come mai i riformatori hanno presentato questo emendamento, e vorremmo saperlo prima di domenica e lunedì, per favore. Perché è bene ricordarsi che il conflitto di interesse riguarda tutti, anche i consiglieri comunali, non solo il sindaco, ma anche i consiglieri. Allora è meglio ricordare ciò che noi abbiamo proposto. A noi interessa tutelare, a noi interessa garantire i cittadini affinché non ci siano privilegi e abusi attraverso la figura del garante, che tanto è stata dileggiata, e stiamo iniziando a capire perché viene dileggiata, perché dà fastidio, perché un garante che va a vedere se qualcuno fa degli abusi, se si permette di prendere in giro gli algheresi, segnalerebbe queste situazioni, e loro non vogliono chiarezza, loro non vogliono trasparenza, loro vogliono comandare e non governare. E mi chiedo come mai, parlando di interessi, Marco Tedde abbia lasciato per così tanto tempo nei cassetti degli uffici comunali il progetto inerente al project financing di Maria Pia. E voglio capire, voglio andare a vedere, guardando le date, se per caso quel progetto sia stato tolto fuori all'indomani di un cambio, o in coincidenza di un cambio di soci all'interno della società che vantava i diritti per quel progetto, perché c'è stato un cambio e lo abbiamo letto, l'abbiamo visto chi sono i soci di questa nuova società, o meglio di quella società, e sono soci che sono stati resi pubblici, i cui nomi sono stati resi pubblici. Voglio capire se c'è una coincidenza in base
alla quale l'ex sindaco Teddy ha tolto fuori questi progetti. Allora voglio capire anche un'altra cosa. Ma non è che per questa impostazione, non è che per caso l'idea di vedere un PUC in cui vengono presentati degli emendamenti del partito del ex sindaco Tedde, senza il quale l'efficacia di quel progetto su Maria Pia non può passare, come mai è legato ad un discorso di grandissima attenzione da parte del sindaco? Come mai un ex sindaco va a candidarsi come consigliere comunale, spende un fracco di soldi, vele, tir, bande, fanfare, de tot a puntata che esce, de tot. E allora me li spiego tutti questi sms, me li spiego tutta questa attenzione, me la spiego questa grande presenza della Tedde Visione ad Alghero, una Tedde Visione che ci inonda di messaggi. Matteo, non ti preoccupare, non sei tu. Tu sei ostaggio nel caso. Quindi, parlando di programmi, dicevo, noi abbiamo mantenuto delle promesse, perché è qui il vero cambiamento. Lo abbiamo visto, lo abbiamo fatto vedere, lo abbiamo fatto toccare con mano, con i nomi, con le facce, con i programmi, con le proposte dei nostri consiglieri, sia quelli che sono stati confermati che i nuovi consiglieri. Abbiamo un'età media che è decisamente inferiore a quella del consigliere del centrodestra, perché sono esattamente gli stessi, non sono cambiati, sono uguali. E noi abbiamo cambiato tanto. Abbiamo, vorrei dire, anche dato delle certezze. Dall'altra parte, quando noi leggiamo nulla è più certo del cambiamento, in merito al cambiamento noi possiamo dire appunto che riguardo al cambiamento loro sono nulla, perché sono esattamente gli stessi. Non hanno cambiato in niente, né nei metodi, né nei modi, né nei contenuti e nelle facce. Sono gli stessi. E di fronte al tema del progetto di Maria Pia, sentir dire che non sapeva che esisteva questo progetto, ci fa capire come può governare il candidato sindaco di centrodestra con questo consiglio comunale, che lo gira e lo rigira come quando vuole. Noi appunto abbiamo un progetto, abbiamo mantenuto la promessa del cambiamento, l'abbiamo resa tangibile e lo abbiamo resa ancora di più forte ed evidente con il nostro programma. Adesso ha già cambiato strada, se no gliene dicevo due. Dicevo sul programma, abbiamo reso evidenti l'impegno sulla casa, una politica abitativa che finalmente possa far entrare le persone, che possa far entrare gli algheresi che sono dovuti andare via, 300 famiglie, dare risposta a quelle 500 famiglie che sono in lista per le case popolari, fare in modo che si creino delle nuove famiglie, consentendo loro, se non possono acquistare una casa, almeno andarci ad abitare in una ad un prezzo d'affitto contenuto, calmierato, controllato dal comune. E abbiamo parlato di lavoro e abbiamo detto che è possibile rilanciare l'economia e le imprese ad Alghero in tutti i settori che vede Alghero in prima fila, come il turismo, il commercio, anche l'edilizia, e far ripartire l'agricoltura, ma soprattutto con l'idea di dare speranza ai giovani, per dargli una formazione, per avviarli al lavoro e soprattutto dare la speranza a coloro i quali nella fascia tra i 18 e 30 anni non riescono a trovare un lavoro perché gli dicono: ma se tu nel tuo curriculum non mi presenti un'esperienza io non ti potrei mai assumere. Allora noi dobbiamo essere capaci come comunità, come amministrazione, a fare in modo che i giovani abbiano un curriculum, a fare in modo che i giovani possano finalmente essere scelti dalle imprese, e le imprese devono essere sostenute, tutte le imprese, non due o tre, tutte le imprese hanno diritto di lavorare ad Alghero, di tutti i settori, e dobbiamo smontarlo questo monopolio che da 10 anni governa Alghero, lo dobbiamo scardinare, non dobbiamo più permettere che accada una cosa del genere nella nostra città.
E così anche per le famiglie, che sono una risorsa. La famiglia è il nucleo fondamentale della comunità ed è per noi una risorsa, e dobbiamo dare sostegno alle famiglie, pensando alle cose piccole come alle cose più complesse, a sostegno per il disagio, a sostegno per chi ha la sfortuna di avere in casa una persona che soffre di una malattia, oppure la difficoltà a poter arrivare a fine mese e poter pagare l'affitto, o la difficoltà di mettere un infante in un asilo nido. Spesso e volentieri all'asilo nido comunale vediamo bambini che potrebbero, le cui famiglie potrebbero permettersi decisamente altro, però occupano un posto e non si curano del fatto che stanno levando un'opportunità a un'altra famiglia che non può fare e permettersi una cosa diversa. E così come sul turismo, noi parliamo di turismi, questi parlano solo di strutture ricettive, come al solito si parte dal tetto per loro, mai dalle fondamenta. Noi parliamo di strategie, noi cerchiamo di capire Alghero quale tipo di turismo vuole offrire, quali sono le persone, quale tipologia, quale capacità di spesa, quali attività devono fare nella nostra città, e questi partono subito lancia in resta, solo esclusivamente con le strutture ricettive, che portano via solo gli spazi e non consentono lo sviluppo, non consentono una crescita. E noi invece ragioniamo sull'opportunità di coinvolgere tutti i territori. Pensiamo al turismo rurale, pensiamo al turismo enogastronomico, pensiamo al turismo culturale, pensiamo al turismo sportivo, pensiamo al turismo nautico, pensiamo al turismo congressuale e così via. Quanto ce n'è, quanta roba c'è da studiare, da organizzare, da realizzare, e questi pensano sempre a partire dal tetto. E nel fare tutti questi ragionamenti non si ricordano e non pensano mai a quanto valore abbiamo nella nostra città. Anche di recente, un paio di giorni fa, sono stati premiati due nostri concittadini, e noi siamo lì pronti sempre ad applaudire per il dopo, mai per dare il sostegno prima, mai per stimolare i nostri talenti, mai per dare loro le opportunità, mai per dare loro gli spazi per poter esprimersi. Noi siamo solo capaci di, laddove quella persona riesce, quelle persone riescono, ad applaudire. Allora io credo che noi dobbiamo prenderci in carico l'idea del cambiamento. Quando noi ci troviamo sempre a leggere che sono sempre gli stessi a voler controllare, a voler comandare, le persone dall'altra parte si sono candidate per comandare ad Alghero. Noi invece vogliamo governare Alghero, governare tutta Alghero, non solo una parte, non dare una risposta minima a una parte, ma una risposta complessiva a tutti. E ricreare il senso di comunità significa aspettare l'ultimo, ripartire tutti insieme, e non poter sperare in una chiamata perché siamo amici del parente, del cugino, del cognato che ci infila in un elenco di precari che forse viene estratto a sorte, insieme alle prese in giro che vengono fatte su assunzioni. Addirittura abbiamo sentito l'idea di persone che sono in elenco nelle case popolari: se ci dà il voto ti daremo la casa. Ma io sono roba di 320esimo, faremo estrazione. Delle volte manco la certezza gli danno, però sai, una botta di fortuna può capitare. Non è serietà questa, e soprattutto nel 2012 questa non può essere Alghero. Allora io dico e rinnovo il mio invito: non si può parlare solo ed esclusivamente di un tema, perché poi alla fine viene fuori che quel tema che tu addossi al tuo avversario è il tema che ti sta più a cuore, e lo abbiamo visto come sono stati sbugiardati con questo progetto di Maria Pia. Sono stati letteralmente messi in evidenza sotto la luce, e pensavano di andarsene a Milano sereni e tranquilli a proporre questi progetti. Ripeto, non va bene. Allora perché una persona come me decide di candidarsi? Io ho passato 4 anni come presidente di Confindustria a confrontarmi con tantissime persone, molti di questi potenti, veramente potenti, in Sardegna e in Italia. Dovevo fare gli interessi delle imprese che rappresentavo, 500 imprese,
E nel fare questo ho fatto gli interessi anche del mio territorio, perché spesso non c'era nessuno a parlare di Alghero in difesa dell'aeroporto, e quello lo dovevo fare io. Non c'era nessuno a parlare in difesa del petrolchimico e delle aziende dell'indotto, e questo lo facevo io. Non c'era nessuno che si poneva il problema di tutti i lavori che vengono fatti in subappalto dalle imprese sarde, che vengono strozzate da coloro i quali vengono fuori, da fuori. E questo siamo riusciti a organizzarli. Addirittura siamo riusciti a creare dei consorzi che si sono aggiudicati importanti commesse finalmente in Sardegna. Allora io mi sono proposto con l'idea di portare questa esperienza dell'aver affrontato queste complessità, dell'essermi confrontato con le difficoltà per tornare in trincea. Io posso e voglio tornare in trincea. Io mi voglio assumere questa responsabilità e lo voglio fare con la politica che noi abbiamo sempre detto di voler fare, cioè la politica del dare, la politica del rendersi disponibili, la politica del andare contro l'egoismo. Mi è piaciuta molto un complimento che mi ha fatto una signora l'altro giorno, mi ha detto: ma si vede che tu sei disponibile nei confronti degli altri, perché un genitore che ha 4 figli non può essere un egoista, deve essere per forza uno che si rende disponibile per gli altri. E quindi da questo punto di vista non posso non ringraziare mia moglie, che è qui, la quale ha fatto campagna elettorale. Si è messa fuori con il pancione. A proposito, tutto a posto? A posto. No, non si sa mai. Si è messa fuori dai mercati, dai supermercati, a volantinare. Qualche giorno fa mi ha telefonato dicendomi: guarda, sono in macchina in via Giovanni 23esimo, siamo fermi a un semaforo, davanti a me ci sono 2 camioncini di bombole, cosa faccio? Le seguo? Perché poi ti do notizia. Ho detto: lascia perdere. Lascia stare, ho detto. Già c'è macello in questa campagna elettorale, lasciamo perdere. Allora, io credo che il rendersi disponibili significa anche, come abbiamo detto, come abbiamo scritto nella presentazione, alla conferenza stampa dei nostri primi 100 giorni, del essere visibili, del voler incontrare i cittadini, magari venire qui in via Columbano una volta alla settimana e una volta al mese girare per i quartieri e per le borgate della nostra città. E una persona questo pomeriggio mi ha detto: assumersi la responsabilità significa essere risposta. Ecco, io voglio essere risposta ai problemi che vengono posti, e laddove non si riesce a dare le risposte, beh, quelle cerchiamo di trovarle insieme, perché se non ci diamo forza e coraggio, se non definiamo insieme la speranza, allora ci troveremo veramente in difficoltà. Quindi io vorrei anche ringraziare di cuore tutti quanti voi, tutti i volontari che mi hanno sostenuto e che ho incontrato già da gennaio fino agli ultimi che ho conosciuto in questi giorni. Io vi ringrazio di cuore per tutto ciò che avete fatto per me, per tutta la campagna elettorale che avete sostenuto, per aver iniziato con le papaline, con i guanti, e per aver finito con la canottiere e con il costume. Io veramente vi ringrazio di cuore. Allora proseguiamo con l'applauso per Stefano Lubrano, sindaco di Alghero.